Bentornati qui da Basta. Prima che inizi il video vi invito a passare nel primo link che trovate qui sotto in descrizione, ovvero il link di Voltrend, un sito di divise da calcio, di Serie A, Liga, Premier, Bundes, che vende divise da gioco ufficiali a soli 29 euro con pagamento via PayPal. Sono divise che insomma hanno una bella qualità, 100% qualità, quindi vi invito a cliccare e visitare il loro sito e magari, che ne so, acquistare una loro divisa da gioco. Allora, prima che inizi questa reazione mista post partita, non vi dico niente, vi dico soltanto che sono veramente stufo di vedere questo scenario e veramente stanco di essere preso per il culo. Non io come persona, ma come genuano, a livello di Genoa. E allora, non è possibile che tu ogni anno che c'è un derby riesci a fare queste figure. Allora, io dico, ci può stare perdere lottando, sbagliando tanti gol, quello che cazzo vuoi, ma non puoi non fare nemmeno un tiro in porta, o meglio fare due tiri in porta in una partita, perché allora lì vuol dire che non sei proprio capace e non ne hai neanche voglia, perché se hai cuore, hai grinta, un tiro anche da centrocampo lo provi a fare nello specchio della porta e non giri solo palla aspettando che l'arbitro fischi la fine facendo rodere chiunque dentro lo stadio. Allora, la partita è andata così. Io non porterò il post la reazione, ma vi metterò qualche scena qua sotto, perché non ha senso portarvi la reazione visto che non è successo niente a parte il gol della Samp e un tiro a caso nostro. E tanti insulti, che vabbè, quelli sono scontati ma non ve li metto perché sarebbe ripetitivo, sarebbero solo insulti. Allora, la Samp ha una differenza sostanziale. Adesso analizziamo la partita, quindi analizziamo le due squadre. Coi cambi che ha fatto, ha svoltato la partita. Mi direte, non ha creato tanto, però ha messo dentro Caprari e Gabbiadini. Coi nostri cambi, neanche in Serie C riusciremo a fare la differenza, perché sono entrati Cleonise, che non ha toccato palla perché è un 2001 e non ha senso far giocare, solo per la plusvalenza. È entrato, adesso non mi ricordo manco più, Iaiello, che è abbastanza imbarazzante, e nessun altro di pericoloso. Da loro sono entrati due che sotto porta, se ti azzeccano la giocata, ti fanno gol, ti sanno saltare l'uomo. Sono giocatori da Serie A, non titolari, ma da squadre come Samp, Toro, Genoa, insomma. Purtroppo i nostri cambi farebbero fatica a giocare appunto in Serie C. Quindi se sei in un derby, in una partita così, che già sei in difficoltà perché non sai giocare a calcio, con questi cambi abbassi ancora di più le probabilità. Praticamente noi abbiamo 6 undicesimi circa che non giocherebbero nemmeno in Serie B, perché abbiamo comprato praticamente, abbiamo una squadra formata praticamente da giocatori che vengono dalla Serie B, perché se andiamo ad analizzare i vari singoli giocatori non possiamo pretendere qualcosa da questa squadra, perché la colpa è solo di una persona ed è sempre la stessa persona e tutti sappiamo chi è. Però non possiamo chiedere a certe persone o certi giocatori di fare di più, perché non sono capaci. Cioè, loro non è che non vogliono farlo o lo fanno per dispetto, perché se lo facessero per dispetto lo avrebbero fatto per 2 o 3 partite. Il problema è che questi sono scarsi veramente. Cioè, sono giocatori che non sono capaci a giocare, perché li vedi, perché ogni partita fanno gli stessi errori, le stesse cose e non cambiano mai. Quindi quello è il limite della nostra squadra. Se andiamo ad analizzare il centrocampo, è formato da Cassata, ex Frosinone, squadra retrocessa. Radovanovic, ex Chievo, squadra retrocessa. Pajac, ex Empoli, squadra ancora un po' retrocessa. Allenatore all'inizio, tra l'altro, di una squadra retrocessa. Lione, Frosinone, squadra retrocessa. Pinamonti, ex Frosinone, squadra retrocessa. Mi direte, sì, è dell'Inter, tutto quello che vuoi, però ha giocato lì. In 5, che sono i giocatori che avevamo ieri in campo, vengono da una squadra retrocessa. Penso fosse stata la cosa più stupida, visto che fare gol da lì è abbastanza impossibile. Boom!
Vai! Però capite che con questa squadra qui non puoi ambire a qualcosa. Il livello è quello: terz'ultimo, penultimo, ultimo posto, punto. Perché tutte le altre squadre hanno quel qualcosa in più che ti straccia. Vedi Bologna, vedi Verona, vedi che cazzo ne so, Cagliari, vabbè che adesso quest'anno è fortissimo. Le vedi tutte, hanno sicuramente qualcosa in più di noi. Quindi il nostro campionato sarà questo. Faremo 3 punti ogni tanto se ci va di lusso e boh. Comunque, il derby è andato così. Lo abbiamo perso 1-0 con tiro di Gabbiadini, che tra l'altro ho riguardato i replay e vedo che Radu è veramente un portiere che in Serie A ancora non ci può giocare. Del Genoa che come ogni anno regala un'occasione alla Samp per portarsi in vantaggio. Eccolo qui, tutti gli anni la stessa storia. Ieri il tiro di Gabbiadini non era irresistibile, cioè non era un tiro che ha sfondato la porta come De Paul quella volta, no, ha tirato raso terra e Radu è sceso quando la palla ormai era lì. È ovvio che pigli i gol. Quindi, capite, manca tutto. Manca una squadra, una società, una dirigenza. Quindi non ci possiamo più arrabbiare. Il destino è uno solo. Speriamo che in futuro cambi qualcosa. Vedo che anche il Napoli è messo malissimo. Mi dispiace anche per loro. Però lì è più diversa la cosa. Lì è, diciamo, i giocatori che vanno contro la società. Invece noi abbiamo proprio la società che va contro i giocatori e contro lo stadio. Perché? Contro i tifosi. Perché una società che mette in 11 giocatori così in campo e cambia allenatore dando alibi ai giocatori vuol dire che forse lo fa per un motivo solo. Io vi chiedo di non insultarmi se siete sampdoriani, perché non ho appunto insultato nessuno e mai lo faccio. Se però volete sfottere, fate pure, tanto ci sta, non è che non mi incazzo. Comunque, ditemi se c'eravate allo stadio. Bellissime le coreografie sia del Genoa che della Samp, davvero siamo su quello, siamo sopra qualsiasi squadra della Serie A. Non dico altro, spero solo di non commentare l'anno prossimo partite di Serie B, perché mi darebbe veramente fastidio. Lasciate appunto i commenti qui sotto e ditemi cosa ne pensate, anche se penso che la pensiamo più o meno alla stessa maniera, che può arrivare chiunque, ma non credo che qualcuno ci aiuterà in questa impresa.